Questo impianto è all'avanguardia perché mette insieme un depuratore di CAP con un vecchio, possiamo ormai dire vecchio perché è stato spento, termovalorizzatore. Realizzeremo un nuovo termovalorizzatore in sinergia con l'impianto di depurazione e saremo così in grado di trattare sia i fanghi di depurazione delle acque reflue, sia l'umido, la forsu dei comuni e dei cittadini, producendo biometano e producendo energia. Quindi prenderemo circa 70.000 tonnellate di rifiuti e le trasformeremo in energia. È il primo impianto con queste caratteristiche autorizzato in Italia. Di fatto utilizzerà una tecnica di termovalorizzazione per lo smaltimento dei fanghi di depurazione di gruppo CAP e allo stesso tempo utilizzerà l'impianto di depurazione come elemento di sinergia per trattare la forsu, quindi l'umido dei comuni, e tutto questo ci permetterà di produrre biometano. Quindi recuperiamo degli scarti e li facciamo diventare energia. Questo in ottica di economia circolare. I benefici sono evidentemente benefici di natura ambientale, che sono stati anche certificati dal Politecnico di Milano che ci sta seguendo, ma sono benefici che sono anche di carattere economico, perché quello che noi facciamo è gestire dei servizi pubblici e che avranno degli impatti positivi nella bolletta dell'acqua e nella bolletta dei rifiuti che i cittadini pagano utilizzando questo tipo di impianto. Io dico sempre che economia circolare fa rima con impianti da realizzare, perché sennò si rischia di parlare di economia circolare ma utilizzare gli stessi impianti dell'economia lineare. Questo impianto è la dimostrazione che si può partire da un qualcosa di esistente per ripensarlo da zero, e fare questa cosa è vantaggiosa sia per l'ambiente che per le tasche dei cittadini. Cittadini che hanno condiviso, perché abbiamo coinvolto tutte le associazioni di quartiere in questo progetto fin dalla fase di ideazione, abbiamo accolto tutti i loro consigli e oggi loro si sono costituiti in un comitato che ci aiuterà, ci supporterà nel seguire lavori e ci aiuterà anche nella fase di crescita e di sviluppo. Io sono un ottimista, per cui diciamo che i rischi di solito li tendo sempre a guardarli meno dei benefici. Certo, è stato un percorso molto complicato, perché questo è un impianto che viene realizzato in norma diciamo normale, non c'è una legge speciale come magari è stato fatto in altre situazioni, e fare un termovalorizzatore, un impianto così complicato in legge normale è molto difficile. Ci sono voluti 5 anni dall'idea all'ottenimento dell'autorizzazione, è un percorso molto lungo e l'auspicio è che diciamo che anche con l'arrivo delle prossime risorse del PNRR ci sia magari anche delle normative che consentano di alleggerire un pochino i tempi di realizzazione di certi impianti, perché non è possibile metterci 5 anni per avere un progetto e 2 anni poi per realizzarlo, capite bene. Abbiamo presentato questo progetto alla Comunità Europea, che ci ha finanziato un Horizon 2020 di 2,5 milioni, e insieme ad altri gestori spagnoli e tedeschi e di altre realtà europee in una sorta di consorzio. E la cosa molto interessante è che noi arriveremo a recuperare le bioplastiche, arriveremo anche a recuperare il fosforo che oggi viene recuperato dalle miniere del Marocco che sono in esaurimento, e quindi diventerà ancora più economia circolare la possibilità di recuperare sostanze e nutrienti che oggi vengono disperse invece in ambiente.